Goldbet, scommesse da campioni. In via Sgroppillo, via Leucatie, via Madonna della Via. Star System, per la vostra sicurezza, a Mister Bianco. Ho chiesto di ripartire con rifare il risultato, perché comunque al di là della prestazione che l'abbiamo già commentata, che non è, che non è, nonostante i 4 gol non è stata del tutto negativa, però abbiamo preso 4 gol e abbiamo perso una partita. Adesso dobbiamo ripartire con lo stesso spirito che ci ha portato ad avere 8 punti, essere ancora in una posizione classifica buona, anzi essere proprio davanti a tutte le nostre concorrenti, diciamo. Per cui dobbiamo ripartire da questo, consapevoli insomma che non dobbiamo commettere errori, consapevoli che bisogna riandare in campo con grande attenzione, con grande determinazione, con grande voglia di risultato. Questo credo che sia il nostro dovere, e dobbiamo capire che questo è il nostro pane per arrivare sempre al risultato. Ma è un Parma molto solido, un Parma che ha grande fisicità dietro, qualità e velocità nel reparto avanzato, per cui è una squadra molto temibile, una squadra che secondo me è molto organizzata, che su tutte le situazioni fa vedere insomma, che dietro c'è la mano dell'allenatore, per cui credo che se incontriamo una buona squadra, incontriamo una squadra difficile da incontrare, ma proprio per questo dobbiamo mantenere ancora più alta la nostra attenzione, la nostra attenzione soprattutto nei particolari, che spesso sono quelli che fanno la differenza. Ma c'è qualche acciacco, per cui aspetto un attimo per vedere se tutto, niente di particolare, però aspetto l'ultimo, ma altrimenti le decisioni sono state prese. La preoccupa l'assenza di Spogli? No, non mi preoccupa, Spogli è un buon giocatore, l'ha dimostrato, è un giocatore importante per il Catania, però Catania ha dei giocatori che possono far bene quando anche manca un giocatore importante, per cui non assolutamente. Ma sono due scelte che in entrambi i casi sono due scelte valide, per cui adesso ce l'ho da valutare un po' in base anche agli avversari, in base al tipo di partita che abbiamo. Ecco uno degli... Bene, oggi si è allenato come tutti gli altri, però insomma vediamo un po', però sta bene. Ma noi abbiamo lavorato come facciamo tutte le settimane su vari aspetti, per cui questo a seconda anche del momento deciderò. Allora, sono tutti disponibili, sono tutti giocatori che possono dare un contributo. Adesso, ripeto, veniamo da prestazioni positive, l'ultimo risultato non ci deve trarre in inganno. Per cui credo che chiunque vada in campo saprà dare un contributo e chi dall'inizio, chi ha la partita in corso darà sicuramente un contributo, adesso a seconda di chi capita e chi toccherà. Deve insistere sulla propria identità, deve insistere sul non snaturarsi, ma l'essere sempre artefice della propria prestazione, della propria gara. Bisogna andare in campo non in maniera passiva, ma proprio per cercando di determinare il nostro atteggiamento, non di farlo determinare dagli altri. E questo deve avere un'identità, secondo me. E dobbiamo essere bravi a farlo contro una buona squadra, perché, ripeto, incontriamo veramente una buona squadra. Però se andiamo a valutare Bologna, no? Se andiamo a prendere in esame la gara di Bologna, se andiamo a prendere, al di là finché c'è stata partita, per cui mettiamo il primo tempo. Nel primo tempo l'atteggiamento è stato giusto, abbiamo tirato molto più volte in porta noi del Bologna. Se fossimo usciti con un risultato diverso saremmo qui a dire altre cose. Allora io devo analizzare la prestazione. Dalle prestazioni non mi sembra questo, a parte Firenze dove siamo stati un po' passivi, ma il resto delle partite, sia Roma che Bologna, non ho visto una squadra che è diversa. Poi purtroppo gli episodi, le situazioni cambiano la gara e questa è la condizione. Però non ho visto un atteggiamento molto simile sia in casa che fuori. A parte Firenze dove, ripeto, siamo stati soprattutto nel primo tempo e anche per tutta la gara un po' passivi, e questo l'abbiamo pagato con il risultato. Secondo lei è mancato un pizzico di cattiveria sotto porta, soprattutto in questo? No, io non credo nella cattiveria sotto porta. Credo che delle volte, sai, è una questione di centimetri, delle volte veramente per un niente fai gol, calci male, fai gol, calci bene, ti fa la parata il portiere. Credo che comunque ci sono dei momenti dove devi essere sicuro di quello che fai e basta, devi cercare la tua sicurezza personale nella conclusione. Delle volte la cerchi, sbagli, sbucci il tiro, fai gol. Purtroppo questo siamo sempre a fare delle
descrizioni o comunque delle valutazioni su situazioni veramente che sono, hanno un limite talmente sottile. È una squadra molto fisica il Parma, che sulle palle native è molto pericolosa, però al di là di questo è una squadra, insomma, che ha un rendimento nella media di questo campionato, per cui non vedo nessuna sterilità, vedo una squadra che comunque può essere pericolosa in ogni situazione. Però un solo gol dall'attacco, io non è che posso valutare il lavoro degli altri, già c'ho il mio da valutare e diventa impegnativo. No, la dobbiamo chiudere domani. La dobbiamo chiudere domani, questo è il nostro impegno. Noi dobbiamo, sappiamo le cose che abbiamo fatto bene, sappiamo le cose che abbiamo fatto non bene, però si chiude definitivamente un capitolo e domani dobbiamo essere bravi a chiuderlo. Anche se, ripeto, quando parliamo di prestazione, discorso, quando parliamo di risultato di settimana è un altro. Per chiudere una settimana, per chiudere quel Bologna, dobbiamo andare in campo domani con agguerriti per portare a casa questo risultato. Assolutamente, l'avevo detto anche la scorsa volta, cerchiamo di, proprio perché, anche perché, non proprio perché, anche perché c'è la sosta, di chiudere bene questo ciclo per poi lavorare bene per arrivare giusti alla ripresa del campionato. Io credo che le responsabilità non sono mai di un giocatore o di un altro. Sicuramente Nicola parla dal lato della sua esperienza, della sua personalità, dal suo essere leader. Però non è neanche giusto che un giocatore o una persona si prenda le responsabilità. Siamo squadra in tutto, sempre, in tutto e per tutto. Credo che le responsabilità le dobbiamo, come le gioie, le dobbiamo sempre condividere tra di noi. Lui fa un po' la chiusura.